qualcuno ha visto che mi segue sui social, ieri sono andato a ritirare il nuovo gioiello per la stagione, la bici da gara, è cambiata un po' completamente rispetto a quello che ho usato negli ultimi 2 mesi. In poche parole, prima avevo una full, sempre una epic, l'unica differenza era, cioè, era completamente diversa. Avevamo le forcelle da 100 mm davanti e dietro, cambio meccanico, sempre SRAM, e non avevo il canotto telescopico perché non ci stavo come posizioni, dovevo avere la sella un pelo più arretrata. Adesso i telescopici nuovi, per chi non lo sa, il telescopico è il canotto sella che si abbassa, in questo caso elettronicamente, però per andare in discesa si può abbassare la sella, così diventa tutto un pelo più semplice. Non li ho mai utilizzati, l'ho usato ieri per la prima volta e era un po' titubante, ma invece funziona. Quindi vi presento la nuova belva, e le differenze sostanziali sono: forcella da 120 mm, sono qua da 2 ore, non è mai passato nessuno, passa la macchina. Comunque, le differenze sostanziali è la forcella, una RockShox Seed da 120 mm, quindi la corsa è 2 cm più lunga rispetto a quella che ho usato fino ad ora, si sente completamente la differenza, credo anche perché il diametro della forcella è leggermente più grosso, questa qua sono 34 mm, prima era 32, quindi è molto più stabile, la sento molto meglio, la sensazione, ieri abbiamo fatto 2 discese un po' forte, comunque è stato divertente. Quindi le sospensioni sono 120 davanti, 120 dietro. Prima usavamo il sistema Brain, che è il blocco automatico brevettato da Specialized. In poche parole, sente le sollecitazioni dal basso e si apre in automatico. E ci ho messo un attimo a trovare il settaggio perfetto, però nel tratto misto, pietra, dove apri, chiudi, quello lì lavorava, era una meraviglia. Adesso quest'anno siamo passati un attimo più al racing, quindi aperto e chiuso. Abbiamo un manettino RockShox un po' particolare, adesso ve lo farò vedere, sulla manopola sinistra, aperto, chiuso, e in automatico si apre, si sblocca la forcella davanti e dietro e si blocca in salita. Per il resto cambio lo SRAM XX elettronico, monocorone davanti con il misuratore di potenza quark, dietro un pacco pignoni enorme, abbiamo 52 e SRAM XX anche il posteriore elettronico, abbiamo il carico d'allenamento con cassetta Ceramic Speed, questa ci piace molto. E che dire, la grande novità per me, vabbè, le ruote sono in carbonio, le roval contro le selle non mi chiedete di più, comunque le usate qua in allenamento sulle pietre liguri e sono super, tengono la bestia davvero, anche perché io non guido molto leggero per il momento, quindi fanno paura. Quello che dicevo, canotto sella, la prima volta che sono andato a vedere la bici in negozio, come un pirla proprio, ho visto una batteria SRAM qua dietro, ero convinto che fosse la batteria di scorta da portarsi dietro in caso si scaricasse quella del deragliatore, del cambio, e bocciato subito, mi hanno preso un attimo per il culo. Questo qua è un canotto sella elettronico, abbiamo il nostro tastino SRAM al manubrio, si schiaccia il tastino e con la batteria si abbassa la sella, poi tutto Bluetooth, non c'è un cavo, non c'è nulla, bam, viene su. La corsa della sella è molto molto lunga, cioè si abbassa di tantissimo. Seconda macchina, vabbè, comunque si abbassa di tantissimo, devo abituarmi un attimo perché mi è capitato ieri, io non ho mai usato il telescopico, in discesa sella bassa, ovviamente baricentro più basso, si guida meglio effettivamente. Il problema è uscita di curva, ti viene da sederti e mi vado a sedere sul copertone posteriore, quindi dovrò trovare una via di mezzo da abbassarla in non troppo quando la tiro giù, perché altrimenti vado a finire che mi faccio del male.
Comunque, usandola mi abituerò, devo abituarmi un po' a tutti quelli che sono il cambio. Adesso invece di buttare giù un dente, il tiro su e viceversa, quindi utilizzandola mi abituerò. Quello che ho notato che cambia tantissimo, ovviamente, è la sensazione di stabilità nello spondo. Il cambio adesso invece di buttare giù un dente, il tiro su e viceversa, quindi utilizzandola mi abituerò. Quello che ho notato che cambia tantissimo, ovviamente, è la sensazione di stabilità nello sporco. È una bici che tiene molto più le traiettorie. Io sbaglio, improvviso molto, correggo tanto all'ultimo e mi permette molto di più. Quindi mi sentivo molto più a mio agio, ecco. E altra roba che cambiamo di brutto sono i freni. Qua abbiamo dei Formula. Siamo riusciti a alleggerirvi un po' di più rispetto alla Epic che avevo in allenamento. Sono super potenti, sono una figata. Adesso proverò a buttarla un po' alla frusta qui a Sanremo prima di andare in ritiro e a poterla confrontare con quelli che avevo prima. Però rispetto agli SRAM Level che avevo prima mi piacciono e vedremo quando saranno in difficoltà che li scaldo molto. Però una differenza anche è il freno davanti. Questa qua sulla forcella con gli steli da 34, quella da 120 mm, usa il disco da 180 mm, quindi un pelo più grande. Non si può montare il 160 come sull'altra. Probabilmente noi non avremmo bisogno di un disco così grande perché non la metteremo così la frusta, però ti dà un po' di sicurezza in più, male non fa. Per il resto siamo riusciti a mettere le posizioni che avevo prima, solo allungando di 1 cm la pipa, sempre negativa a 12 gradi. E nada, questo è il mezzo per la stagione. È una figata. Da provare, si sente la sensazione di differenza, fa paura. Poi adesso non guardatela così perché io l'ho subito acchiccata con le mie cose, quindi multitool, pompetta, verme a manubrio e avrei dovuto toglierle per farla più figa, però la userò in allenamento qua ancora questa settimana, una decina di giorni, poi andremo in ritiro in Spagna, una bella settimana prima della prima gara, così avrò tutta quella settimana per abituarmici bene e macinare un po' di chilometri, un po' di pietre e arrivare alla gara che non sbaglio le cambiate, ecco, almeno quello, e non sbaglio a fare le discese chiuse aperte. Ieri la prima discesa mi sono dimenticato di abbassare il canotto sella perché non l'ho mai fatto, quindi sono arrivato al fondo, faccio caspita, volevo provarlo, mi sono dimenticato. Sono cose che poi ti vengono in automatico e niente, adesso non ci resta che prendere la mountain e andare nei boschi. In effetti nei prossimi giorni avevo degli allenamenti su strada da fare, ma credo che li cambierò perché è troppo bello. Per i maniaci del peso, arrivo a casa, le metteremo in bilancia e vi farò sapere, però dal negozio mi hanno detto che sono riusciti a tirarla all'osso e arrivare a farla pesare come la bici l'Epic dell'anno scorso, che aveva le forcelle da 100 mm. Montiamo un quark sempre, quindi un misuratore di potenza super utile, allenamento gara, tipo un po' di peso in più, però col peso che sono contento portarmi dietro. Io ho delle mousse all'interno del cerchio, vi farò vedere cosa sono le mousse per chi non lo sa, quali utilizzo. Ne sono arrivate anche due da provare, le proveremo nei prossimi giorni e vedremo com'è. C'è il liquido all'interno e la buttiamo sulla pesa, vediamo com'è. Sicuramente rispetto alla vecchia gli ho messo un po' di peso col canotto telescopico e con le forcelle, però di guadagnato assolutamente. Vi faccio vedere, la colorazione è spettacolare. Venite con me. Allora, quello che vi dicevo del settaggio del manubrio, abbiamo tutto ovviamente senza cavi. Qua c'è cambio posteriore, i due manettini che continuo a sbagliare. Tra l'altro adesso dovrò spostarli un attimo più a sinistra perché quando vado in salita mi batte qua, quindi è una di quelle cose che ritocchi da fare. Questi sono i freni che vi dicevo, i Formula, da vedere sono uno spettacolo con la leva in carbonio. E questo è il tasto del canotto sella telescopico. No, stavo già sbagliando, c'è un solo tastino, schiaccio col peso si abbassa, rischiaccio e torna su come se fosse una molla. Questo qua
bloccaggio della forcella, a cavo anteriore e posteriore, si sdoppia, vedete, escono due cavi e via. Quindi un po' di roba da fare, per fortuna non ha il deragliatore, se no c'erano testine più che mi complicava la vita. La forca identica all'altra, devo tararlo un attimo visto che con la stessa pressione rimane un pelo più sostenuta. Infatti ieri mi sono avanzati sti 2,5 cm per andare a pacco, quindi posso ancora giocarmi col centimetro e mezzo sgonfiandolo un pelo, poi controllerò il ritorno a fondo, la velocità di chiusura, quindi le solite cose semplici da fare. Utilizzandola mi fermo, do due giri in più e in meno e si vede. Il mono posteriore, stessa cosa, il cavo per il bloccaggio è un po' più grosso rispetto a quello da 100 mm. Ieri anche qua a me piace un pelo più, non sono abituato con le full, quindi mi piace un pelo più sostenuta dietro, un pelo più gonfia, e me ne avanzava un bel centimetro, però me lo tengo buono, dai, questa qua non la sgonfierei. Magari come pressioni ieri ho girato 70 davanti e 180 dietro, magari al prossimo andrò 65 e 180, e ho trovato che è un po' il compromesso giusto. Questo leveraggio qua adesso magari non si vede molto bene in video, ma è tutto carbonio, è una cosa magnifica. Questo qua non è carbonio, però è ricavato dal pieno, fresato, fa paura da vedere. E questo qua invece è un pezzo in carbonio bellissimo. Questo nottolino qua, quando l'ho visto non sapevo cosa fosse, e mi hanno detto che, in poche parole, girandolo si può alzare un po' il posteriore completamente della bici, oppure farla un pelo più seduta. E noi ce l'hanno messo un pelo più alto, un pelo più racing, però si può scegliere un po' il modo di guidare che uno preferisce. E niente, questa è una meraviglia, guardate la verniciatura, fa paura. Adesso non ci resta che prendere, andare a fare un po' di sentieri e magari vi porto con me a vedere le differenze rispetto a come scendevo prima.